Allora, questo è un problema molto molto sentito oggi e volevo condividere ancora un'altra volta questo argomento con voi sui pigmenti diretti. Per cui, hai fatto un bellissimo pigmento, scusami, pigmenti diretti, semipermanenti di 6-10 lavaggi. E se hai fatto una bellissima colorazione, hai fatto una decolorazione, poi un pigmento diretto, magari anche viola o quel colore blu o quello che sia, poi in tempo si svanisce, si scolora e anche a volte è molto anche bello. E il cliente vuole cambiare colore e vuoi togliere la rimanenza del pigmento diretto che c'è, per non influenzare o inquinare il nuovo colore che vuoi fare. Allora, questo è un bellissimo consiglio dato da Duilio Torre, che è un caro amico colorista eccezionale, che dice che è meglio usare la bicarbonata con lo shampoo più alcalino è, meglio è. Un mix, magari 50-50 bicarbonato con lo shampoo sul cappello, sulle zone di pigmenti diretti che vuoi toglierli, metti il cliente con una cuffietta sotto il casco, per ogni 10 minuti fai un bel controllo, massaggiare bene questo mix di bicarbonato con lo shampoo sul cappello, fino a che vedi che questo pigmento esce e si smonta dal cappello, senza danneggiare il cappello. È un consiglio meraviglioso. C'è anche un video con io e Duilio dove Duilio parla di questa segreta, piuttosto di usare i prodotti a base chimico per togliere, per rimuovere il pigmento diretto, perché sono molto molto aggressivo. Per cui andate a cercare questo video con io e Duilio sul come togliere il pigmento diretto con il bicarbonato.